Il dibattito tra lei e Alfonso Signorini sul fotomontaggio del matrimonio di George Clooney ha preso una piega etica. Si parla di reputazione dei giornali e fiducia del lettore. Ecco, questo rapporto ormai è minato? Beh, è indebolito sicuramente. È indebolito, la colpa è di noi giornalisti, c'è poco da dire. Il fotomontaggio è una cosa palese, poi ci sono insomma le bufale, le interviste inventate, i plagi. È una piaga che investe, secondo me, da molto tempo il giornalismo italiano a tutti i livelli e anche nelle testate più prestigiose. La frase con la quale Alfonso Signorini giustifica il fotomontaggio, cioè un papillon non cambierà i destini dell'umanità, giustifica quindi una politica del tutto illecito? No, assolutamente no. Cioè, diciamo, lo giustifica e questo è un errore, quindi è totalmente sbagliato perché io ritengo che un giornale abbia una sola reputazione, una sola faccia, e fregare i lettori su un fotomontaggio è come fregarli su una notizia importante. E penso che equivalga sostanzialmente nella violazione del rapporto di fiducia col lettore al dire sono andato a fare un reportage in Africa e invece sei rimasto a casa tua. È la stessa cosa, quindi è estremamente grave, investe tutti, è vero che non cambia i destini del mondo, però di certo cambia l'immagine della categoria che già non è eccellente, ecco. Però Signorini potrebbe replicare dicendo che l'immagine è stata pubblicata solo in copertina e non poi all'interno del reportage del matrimonio. Sì, ma è una scelta totalmente gratuita, nel senso che c'erano belle foto dentro che avrebbe potuto mettere in copertina, ci ha messo quella per trarre in inganno i lettori e dare la sensazione che quell'immagine fosse stata scattata all'interno della cerimonia, cosa che non era. È un dettaglio, uno può dire chi se ne frega, però è secondo me una brutta violazione del rapporto di fiducia con i lettori, che comunque vanno in edicola e secondo me pensano che quella è una foto scattata alla cena di matrimonio. Perché siete andati in edicola di giovedì e non di mercoledì? Perché c'era in ballo un'esclusiva che è stata pagata moltissimo da due importanti gruppi, People da una parte e tutto il gruppo Hello Hola dall'altra, e quindi fin dal primo giorno noi sapevamo che le testate degli altri paesi che decidevano di aderire all'esclusiva, che poi siamo credo noi per l'Italia e Bunte per la Germania, dovevano accettare di uscire con un giorno di ritardo rispetto a Hello e People. Pagando infinitamente di meno, io credo che ne valesse la pena. Continuo ad esserne convinto, perlomeno per i miei lettori ovviamente, che si aspettano quel tipo di storia, più che la scelta peraltro legittimissima di chi o di altri settimanali di uscire subito con foto meno esclusive. Alfonso Signorini parla di una cifra pagata intorno ai 250.000 euro. Quanto è stata pagata in realtà questa esclusiva? Lei ha smentito. Decisamente meno. Ovviamente non parliamo di cifre bassissime, ma diciamo l'equivalente di quello che per noi possono essere tre storie di copertina, quindi una cosa abbastanza riassorbibile nel normale budget del giornale. Ora agirete per vie legali contro chi? Pensate che vi abbiano danneggiato in qualche modo? No, assolutamente no. Intanto non ci hanno danneggiato perché non ci hanno tolto nulla, diciamo. Anzi, francamente ci hanno fatto un favore perché come definirla, la taroccaggine di quella copertina, dal mio punto di vista, aggiunge valore all'autenticità della nostra. Quindi non agirete per vie legali? No, piuttosto se posso aggiungere una cosa che non riguarda chi, sono stato tentato dall'agire con le vie legali contro siti importanti, prestigiosi che ieri hanno pubblicato delle scansioni interne del servizio, come era apparso credo su Ola, non so, su un altro giornale, foto sgranate, insomma, una cosa che chiaramente puzzava di truffa da un miglio, però insomma questo è un po' l'andazzo di pensare che si possa fare tutto. I Mondadori però hanno festeggiato stamattina. Nella vostra redazione invece come sono andate le cose? Io francamente penso che festeggeremo molto di più noi.